un'iniziativa che è nata 9 anni fa all'interno dell'Ateneo di Roma 3. I giovani fanno un corso di 6 mesi in cui imparano le nozioni fondamentali dell'architettura navale. Fanno un progetto di una piccola barca, una derivetta tipo skiff, molto acrobatica. Nel secondo semestre, con questo progetto, la realizzano all'interno dei laboratori dell'Ateneo e ogni anno si confrontano con tutti gli altri atenei, e sulla parte progettuale, e sulla parte costruttiva, e sulla parte sportiva. Quindi è un nuovo modo di fare formazione, secondo noi, perché riteniamo che l'università debba dare qualcosa di più, non basta la teoria, ci vuole la pratica, l'esperienza. E quindi alla fine di questo ciclo esiste un feedback che è l'as-built, che poi ritorna e riparte il circuito. Quindi l'esperienza di questi giovani è continua, ogni anno crescono, si confrontano. Addirittura noi teniamo a febbraio al CITEC un convegno nel quale tutti gli atenei raccontano le esperienze fatte. È assolutamente fondamentale dire che questa costruzione è ecosostenibile, le barche sono in legno, si usa resina derivata dal frumento e abbiamo usato al posto della vetroresina, del tessuto di vetro che deriva dal petrolio purtroppo, lino e canapa. Quindi sono barche assolutamente biocompatibili e ecosostenibili e riciclabili. Quante sono le imbarcazioni che partecipano normalmente a queste regate, quelle che parteciperanno quest'anno? Normalmente la media è dai 13 alle 15 imbarcazioni. Chiaramente ne sono state costruite molto di più, ma come sempre per l'evoluzione le vecchie vengono accantonate e fortunatamente se ne fanno di nuove. Quest'anno gli iscritti ad oggi possono variare perché gli atenei sono sempre all'ultimo sparo, come si dice per la costruzione, dovrebbero essere tra 13 e 15. Quindi mediamente all'intorno di questa manifestazione gravitano un centinaio di persone tra studenti, docenti e accompagnatori, chiaro.